sono in errore, quella graziosa fanciulla. È un'amica mia. Bravo, allora mi farai il piacere di presentarla. Cosa non farei per te? Carmen? Permetti, Carmen, il tuo fidanzato? Sono dolente, non ho questa fortuna. Io sono Paolo Montes. Il fidanzato è lui. Oh, finalmente! Concita mi ha così spesso parlato di voi che da tanto tempo desideravo conoscervi. Purtroppo sono tutto qua, non c'è altro. È già molto. Scusate. Non ho spiccioli per il giornale. Avete da cambiarmi 25 pesetas? Subito, signor capitano. Permettete, signor capitano, la signorina Conchita Alvarez, mia fidanzata. Piacere di conoscervi, signorina, e auguri. Carmen Herrera, arrivata in questo momento da Madrid. Ecco, signor capitano. Grazie, Montes. Piacere di avervi conosciute, signorine. Ho permesso. Noi ci vediamo in treno, eh? Fantastico. È il più bello ufficiale dell'Accademia. Infatti, è un bell'uomo. No, non è questo che abbiamo voluto dire. Bello ufficiale in gergo militare significa un ufficiale in gamba. Un uomo deciso, che sa il fatto suo. Presto, prendete tutto quello che potete e venite via con me. Dove? All'Alcazar. Abbiamo proclamato lo stato d'assedio. La città non è più tanto sicura. Oh, Dio mio. Ma non c'è da spaventarsi. È un bel guaio andare all'Alcazar, trasportare tutta la mia roba laggiù, i miei vestiti. Ma che vestiti? È inutile portarli. Si tratta di rimanere lì qualche giorno al massimo. E la zia, come si fa? È ammalata. Portiamo via anche lei. Via, via. Fate come vi dico, presto. Ho fatto la rete metallica e il materasso del mio letto. Voglio sperare che dormendo sognerete di me. Potete dirmi perché ci hanno messo in questi orribili sotterranei? Non c'era un altro posto in tutto l'Alcazar? Certo, ma mi assicuro. Avrei preferito il pericolo. Come si fa a dormire in mezzo a tutta questa gente? Almeno potreste trovarmi un paravento. Un paravento? Ah sì, ce ne deve essere uno nell'aula di fisica. Bravo, andate a prenderlo. Oh, ma il terzo viaggio che mi fate fare. Speriamo almeno che sia l'ultimo. Ci sono degli uomini che per me farebbero a piedi il giro del mondo. Però non l'hanno ancora fatto. Con calma quanto ho da dirti. Ti prevengo che non è il capo di Stato Maggiore che ti parla, ma è l'amico. Io posso anche capire il tuo gesto, ma a che può condurre? Ad un inutile e inevitabile sacrificio di vite. Voi non potete resistere, dovete arrendervi. No, non ci arrenderemo. La Spagna per noi è il generale Franco. Il generale Franco non potrà mai giungere sino a voi. Ti consiglio di arrenderti. Ti do la mia parola che non ti succederà niente. Non comprendo come tu, che hai appreso con me in questa accademia che cosa sia l'onore militare, possa parlarmi in questo modo. Non ci arrenderemo. Non saremo noi che daremo alle mura dell'Alcazar il primo spettacolo di viltà. E prepararci all'assedio. Come stiamo a vivere? Male, signor colonnello. Quanto c'è nel deposito dell'accademia è appena sufficiente per gli infermi e i bambini. E noi qui, tra uomini che ha le armi e le famiglie, siamo quasi 2000. Sì, effettivamente siamo molti. 125 ufficiali, 1000 uomini fra guardie civili, sezione truppa, accademia e scuola ginnastica, e 200 fra falangisti e civili. Una piccola città, signor colonnello. Volete farmi un piacere? Potreste parlare al capo della sanità perché mi prenda come infermiere. Come voi, infermiere? Ho il diploma di Croce Rossina. Oh, nessun merito. Mi piaceva un medico per stargli vicino. Oso sperare che ora sarà diverso, no? Ora voglio soltanto rendermi utile. Farò l'infermiera per davvero. Ah, la permanenza qua dentro comincia a farvi ragionare. Lo credo anch'io. Papà. Cosa succede, figlio mio? Nulla. Dicono che se non ti arrendi, mi fucileranno. Ma non ti preoccupare per me. Se davvero ti fucileranno, raccomanda la tua anima a Dio e muori come un patriota. Gridando, viva Cristo, viva la Spagna. Così farò, papà. Ti bacio tanto, figlio mio. Ti bacio tanto, papà. Vi ho dato 10 minuti di tempo, ne sono passati 5. Cosa decidete? Che vi regalo gli altri 5. Della banca dell'agricoltura e il grano che i contadini davano alla banca in garanzia dei prestiti che domandavano. Uno di questi magazzini è poco lontano dall'Alcazar, sulla scarpata verso il Tar. Vi rendete conto della gravità di ciò che dite?
se quello che affermate non fosse vero? Esatto, signor colonnello. Ho assistito allo scarico del grano dinanzi ai magazzini. Può darsi che ora non ci sia più, ma non credo. Bene. Questa notte una sezione andrà a vedere come stanno le cose. E voi la guiderete. Sì, signor colonnello. Se è vero, è Dio che ci aiuta. Radio Madrid ha trasmessa la notizia che l'Alcazar si è arreso. Come? Ecco il testo della notizia. Non c'è che dire. In fatto di menzogne, niente li arresta. Signor colonnello, noi vi chiediamo l'autorizzazione di uscire questa notte stessa dall'Alcazar per far conoscere al generale Franco che l'Alcazar non si è arreso e che resisterà fino al suo arrivo. Anche noi, signor colonnello. Grazie, ma per questa impresa è necessario un uomo solo. Il rischio sarà minore e la probabilità di successo maggiore. Occorre un uomo di forte resistenza fisica, sangue freddo e che conosca bene il terreno che dovrà attraversare. E allora penso di essere io il più adatto, signor colonnello. Sì, lo credo anch'io. Grazie, signor colonnello. Avete un piano? Il più semplice. Prenderò le carte d'uniforme di uno dei prigionieri rossi. Va bene. Ragazzi, è grano! È grano! Ragazzi, allegri, allegri che domani mangeremo! Su, andate a prendere i sacchi! Ricordo benissimo di te. Tu sei il capitano Vincenzo Alba. Io sono capitano come tu sei generale. Andiamo a finire, mi chiamo José Fernández, ecco i documenti. Ma che documenti? Tu sei il capitano Alba. Ti conosco bene, sai. E anche tu mi conosci bene. Ho fatto il soldato nella compagnia che tu comandavi, al 7° reggimento di fanteria, a Madrid. Tu non sai quello che dici, sei ubriaco. Dico la verità. Compagni, questo non è un miliziano, è una spia. Ulati, sono il comunicatore con l'estero. L'Italia. Radio Milano, finalmente. Scrivi, scrivi. L'avanzata delle forze nazionali in Spagna procede vittoriosamente. L'esercito del sud, presa Badacos, marcia il comando del tenente colonnello Yagüe in direzione di Toledo. Dove si sente il rumore? Sotto il torrione sud-ovest. Io credo che le gallerie delle mine vengano da una delle case vicine. Non si può dire con precisione, però secondo me la loro direzione dovrebbe essere questa. Questo è il recinto dell'Alcazar. Qui vi è il torrione sud-ovest. Le mine dovrebbero partire da questo punto e seguendo questi percorsi arrivare in questi due punti. Il pericolo è imminente? Immediato no. Il rumore è ancora abbastanza lontano. Le gallerie non devono essere finite. Credo occorrano 4-5 giorni per terminarle e chiudere le camere di scoppio. Alcazar. Alle 6:15 esatte avverrà l'esplosione della mina. Siano rimasti sepolti sotto le macerie. La resistenza dell'Alcazar ha del miracoloso. La fortezza non cede. Dopo 5 giorni di violenti assalti, la situazione è pressoché invariata. Arriveranno in tempo a liberare i difensori dell'Alcazar? I rossi sparano in altra direzione! Arrivano i nostri! Arrivano i nostri!